È uno dei più noti chef al mondo, è un vero e proprio maestro, un ambasciatore della cucina italiana. Gualtiero Marchesi è intervenuto a Milano alla presentazione del libro La regola del talento, edito da Marsilio in collaborazione con Fondazione Cologni e Fondazione Deutsche Bank Italia. Il volume racconta, grazie anche alle splendide immagini di Laila Pozzo, le 17 migliori scuole italiane sui mestieri d'arte. Marchesi in particolare è rettore di ALMA, la scuola internazionale di cucina di Colorno, nel Parmense. Gualtiero Marchesi, un grande chef. Quali sono gli ingredienti per imparare un mestiere d'arte e poi farlo? Gli ingredienti dipende dal mestiere che si fa. Nella cucina ho una conoscenza della materia, io posso parlare, credo che anche in tutti gli altri campi sia così. Ma l'improvvisazione presuppone la conoscenza della materia. Senta, la cucina adesso è in grande spolvero, che prospettive ci sono per i giovani che vorrebbero provare questa strada? Ma tante e poche nel contempo, è un mestiere molto duro, molto difficile, che viene preso un po' troppo sotto gamba, perché tutti credono in casa di poter fare, spadellare, fare delle cose, ma senza nessuna conoscenza della materia e delle tecniche non si può fare niente. Quindi lei che consiglio darebbe? Ma io un consiglio di seguire un po' il metodo Suzuki, che è un metodo giapponese per la musica che esercita mia figlia, che ha un successo enorme, che è arpista e insegna musica in questo senso. Bisogna imparare da piccoli, così diciamo, essere seguiti a fare delle piccole cose naturalmente, per poi col tempo affinare quello che uno ha visto e che ha imparato. Cioè, le tecniche vanno date dopo, prima bisogna appassionare con il gesto, con le piccole cose che si fanno, però dopo bisogna arrivare alle regole, perché senza le regole non si ottiene niente, senza la tecnica non si ottiene niente. Tecnica non è tecnica pura, tecnica al fine di arrivare a un risultato veramente ottimale. Sente la scuola in tutto questo che posto ha? Beh, la scuola naturalmente ha il dovere di fare questo, poi la strada è lunga perché un anno di scuola tipo quella che fanno da noi, con magari tecniche di base per qualcuno che non ha mai fatto il cuoco, abbiamo inserito appunto questi 2 mesi di tecniche di base per chi inizia il mestiere proprio da zero, no? Ma dopo è la vita, le esperienze, è dove si va ed è la curiosità secondo me delle persone che devono imparare. Il mestiere si ruba, si dice, no? Ricordo una bellissima frase di Einstein che dice: io propendo di più per l'apprendimento che per l'insegnamento. È proprio vero, il mestiere si ruba, bisogna imparare, capire, che quando ci si trova davanti a un esempio si deve capire che quello è l'esempio e bisogna capire cosa bisogna fare. Non è detto che tutti lo trovino perché, insomma, essere bravi è una cosa di pochi. Un'ultima cosa, molti grandi chef raccontano nella loro esperienza di essere andati all'estero, magari da giovani, ad imparare anche. Ma io diciamo che il mio periodo nel quale ho prodotto a quanto pare molti allievi e discepoli è il periodo in cui io diciamo, lavoravo molto bene perché avevo imparato, anch'io avevo perfezionato diciamo, le mie tecniche, la mia esperienza all'estero con i francesi, tanto che dopo 2 anni e mezzo, tre, quando un ragazzo era bravo, che potevo raccomandare, lo mandavo all'estero, lo mandavo in Francia a lavorare.